E adesso parliamo con Mario, Mario anche lui di Castelbuono, che ha deciso di mettersi a fare il frassinicultore. Salve. Mario, cosa ci fai vedere adesso? Faccio vedere un'incisione sul frassino, un frassino da manna. Siamo all'inizio della stagione, quindi qualcosa dovrà uscire, si potrà assistere all'incisione. Vado subito con il coltello, sporto lo strato più duro, quello corticale. Faccio un'incisione su questo tessuto. Mario, qui abbiamo dei clienti nuovi, dei calabroni. Mi racconti questa storia dei calabroni e della manna? I calabroni sono ghiotti della manna, soprattutto nelle giornate più umide, dopo la pioggia, come una giornata di oggi. Sì, sicuramente mi aiutano, mi danno delle informazioni. Quando c'è il calabrone sull'incisione significa che la pianta è matura, cioè il frassino sta producendo finalmente una manna con una certa concentrazione zuccherina, quindi adatta all'estrazione utile, insomma, al frassinicoltore. Quindi nel momento in cui c'è il calabrone sai che quel giorno puoi andare a fare l'incisione su quella pianta. Chiaramente bisogna stare attenti e rispettarli un attimino, quindi far sì che si crea una certa collaborazione tra noi. Delle sentinelle? Sì, ma anche le formiche, insomma, tanti insetti, bisogna saperli solo interpretare. Poi tanti insetti, tutti gli insetti, dalla formica alla farfalla e il calabrone visitano l'incisione. Il calabrone può essere innocuo perché ha capito che dopo l'incisione avrà da mangiare nuova manna, perché dopo ogni incisione bisogna rifarne un'altra ogni giorno perché si asciuga. Quindi ha capito che, insomma, la mia presenza non è un problema, anzi è una risorsa, cioè dopo il mio arrivo si ricomincia a succhiare linfa fresca. Altri amici che avete sul territorio, cosa potrebbe essere? C'è la formica, le quattro specie di formiche, che sono quella più piccolina marrone, quella media con la testa rossa, quella più grossa ancora, anche quelle danno informazioni sulla maturazione della pianta. Le formiche, diciamo che anche loro, soprattutto loro, le formiche prediligono una manna diluita, non molto dolce, non molto concentrata in zuccheri, e quindi sono sulle incisioni solamente quando le piante sono mature, altrimenti potrebbero ubriacarsi di zuccheri con la manna troppo dolce. Quindi se ci sono le formiche sulle incisioni bisogna lasciare a riposo la pianta per qualche giorno. E da consumatore direi che loro sono anche della garanzia, la garanzia per noi consumatori che non si usano anticrittogamici, non si usa chimica. Sì, infatti bisogna solo conoscere questo aspetto, perché se troviamo molte formiche e incidiamo andiamo a produrre manna buona per loro, quindi ne spunteranno tantissime. Invece lasciando a riposo la pianta le formiche andranno via quando la pianta sarà matura, quindi è tutto un equilibrio che si può creare senza un disturbo, non creano nessun fastidio, insomma. Mi vuoi raccontare perché ti sei messo a fare questo mestiere? Guarda, vedi che è bellissimo stare all'aria aperta, avere a che fare con la natura, insomma, è più facile che stare in una cucina di ristorante, secondo il mio punto di vista. Sei anche un mezzo informatico o no, per vendere il tuo prodotto? No, adesso c'è il consorzio che si occupa della vendita, della distribuzione, della conoscenza della manna. Io produco e mi occupo di questo. Come lo vedi il tuo futuro? Bello, penso. E per tuoi coetanei o altri ragazzi che magari non sanno, invece di andare all'estero, c'è possibilità di fare qualcosa? Come no? Bisogna solo invitarli a passare qualche giornata, insomma, dare la possibilità di emozionarsi anche loro, quindi affidargli un coltello, qualche pianta di frassino e seguirli un attimino, e poi è facile, anzi sicuramente poi continueranno, perché è difficile abbandonarlo questo lavoro, perché ti dà molte soddisfazioni e tanta gioia. Per frassino questo meridionale fa dei fiori invisibili, fa solo degli stami, fiori maschili, quindi si vedono delle palline rosse, cioè delle palline, dei granuli, insomma, grossi, sono gli stami. Ma a grappolo? No, sono sparsi. Sono sparsi così. Questa è la galla della quercia, giusto? Sì, è la galla della quercia, è il risultato della reazione che la pianta ha avuto in seguito a una deposizione dell'uovo da parte di un insetto. Quindi l'insetto troverà nutrimento da questo prodotto che la pianta ha creato. Fino al momento in cui
L'uovo si schiude all'interno e l'adulto fuoriesce attraverso un buchetto che si può. Mentre per il frassino? Per il frassino c'è un'altra galla, ci sono galle per tante Lo piante. facciamo vedere. Questa è un'altra galla, chiamata fasciazione, perché anche qui l'insetto ha deposto l'uovo, in questo caso non sulla foglia o sulla gemma, ma praticamente sul fusto, insomma, sul ramo giovane del frasse, e quindi quello che si crea è questo qui. Una proliferazione, diciamo, in questo caso longitudinale rispetto ai vasi della pianta, e quindi per questo si crea una fasciazione, proprio una divisione un po' come a canali. Grazie Mario. Prego.